Bentornati su Rete 8, appassionati di cucina. Oggi lo vedete dal mio sorriso, vi saluto da Mamma Rossa. Ad Avezzano è una splendida giornata primaverile insieme al nostro chef Franco Franciosi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno Jennifer. E al sous chef, nonché il braccio destro insostituibile, Francesco D'Alessandro. Buongiorno. Che bello ritrovarvi oggi, ragazzi. Grazie. Poi veramente la primavera è nell'aria e siamo tutti un po' più felici. Esatto. Comunque la voglia di cucinare non passa mai, anche mai. Se è primavera, anzi aumenta perché poi insomma la stagione ci offre sempre prodotti diversi. Esatto. E noi ovviamente abbiamo sempre bisogno dei vostri spunti, delle vostre idee per realizzare ricette nuove. Grazie, e golose. Grazie. Allora, che preparate oggi? Oggi facciamo una ricetta diciamo abbastanza, sembra difficile, ma di fatto poi è molto molto facile. Bene. Facciamo dei cappelletti. Con un ripieno di scottona, che è una diciamo una vitella giovane. Che meraviglia! Che poi vengono mantecati in casseruola con burro di Campofelice, salvia, un po' di brodo, dello zenzero e un po' di fondo d'arrosto. Che meraviglia, chef! Veramente una meraviglia! Io sono veramente entusiasta, voglio iniziare. Non mi sembra una ricetta difficile, forse magari bisogna preparare un po' di cose con un po' di anticipo, però insomma, alla fine... Forse l'unica cosa da preparare in anticipo è il ripieno. Ok. Questa è l'unica cosa che magari si può preparare in anticipo. Prendete un pezzo di polpa di scottona, la sistemate... Io vi consiglio anche la pentola a pressione. In pentola a pressione con sedano, carota e cibolla, un'ora... ed è, sarà pronta. Io adoro la pentola a pressione. E infatti è fantastica, cioè si fa subito. Ti salva magari hai salutare qualcuno... salutare perché rimane tutto lì dentro, non si perde niente, quindi viva la pentola a pressione. Io avevo paura perché una mia amica, non faccio nomi, mi aveva fatto credere che poteva esplodere e allora avevo un po' il timore di questa speriamo pentola. Di no insomma, però in realtà non succede perché ci sono quelle valvole di sicurezza, quindi esatto. Viva la pentola a pressione. E quindi allora, una volta fatto il ripieno, lo tritiamo con un tritacarne o va bene un mixer, senza fare pubblicità, uno di quelli insomma con il bicchiere, aggiungiamo del parmigiano, un po' di sale e pepe e il ripieno è pronto. E la meraviglia è tutta lì. Dopodiché abbiamo la sfoglia, naturalmente, la sfoglia all'uovo, ci siamo preparati già con Francesco delle sfogliette, va bene, che vanno leggermente bagnate, sì, per non farle seccare. Mettiamo un pochino di ripieno, adesso Francesco vi prepara un po' di piccole palline di ripieno. Voglio fare pure io. Come no? Certo. Vedete così, si riesce a vedere? Sì. Poi chiudiamo così, in questo modo, creando un triangolo. Sì. Poi giriamo il triangolo, lo chiudiamo semplicemente così e il cappelletto è pronto. Ma che belli! Allora, ne faccio un altro io e poi lo fa tu, Jennifer. Ok. Ecco le palline, le mettiamo qua al centro dopo aver bagnato la sfoglietta, chiudiamo a triangolo. Sì. Di triangolino, ovviamente dobbiamo bagnare per fare in modo che la pasta si esatto. Fina, giusto? Poi giriamo il triangolo, chiudiamo le due punte. Ma che bello! Il cappelletto è pronto. Vado. Vai Jennifer, provo. Bagna bene. Quindi bagno bene perché altrimenti poi non si chiude, giusto? Soltanto da un lato. Ah, solo soltanto un lato. Dal lato meno infarinato. Ok. Questa la mettiamo da parte, esatto. Quindi vado solo... Bagna solo questo lato meno infarinato, ecco, okay. Pronto. E quindi la faccia la metto qui, da questo lato. Da questo lato. Da questo lato. Quindi faccio così. Perfetto. Poi... Lo chiudi a triangolo. Ah, sei bravissima. Chiudi a triangolo. Sì. E che mi manca la pazienza. L'altro giorno ho fatto le pallottine per fare la teramana, insomma. Poi mi sono stufata, ho fatto la polpetta. Un piccolo dettaglio. Allora, così, giusto? Esatto. E vado sopra. Unisci le punte andando verso l'alto e il cappelletto è pronto. Devo mettere... Ah, così, ecco. Ci siamo. Ce l'ho fatta. Ok. Ci siamo. Bene, chef, allora che facciamo a questo punto? I cappelletti sono pronti. Vai, France. Francesco li può mettere a cuocere in acqua bollente, salata. Ecco qua. Dopodiché mettiamo subito il brodo, sì, nella padella a scaldare. Ok. Perché i cappelletti una volta cotti dovranno essere mantecati in questa soluzione di brodo concentrato e burro di Campofelice. Che meraviglia, chef.
la cottura dei cappelletti è rapida, 2 minuti, non eh di sì, più. Beh, essendo una pasta fresca. Che noi poi andremo praticamente a mantecare con burro di Campofelice, il brodo ristretto e lo zenzero, in che modo lo utilizzeremo? Lo zenzero, ecco, lo utilizzeremo in questo modo. Possiamo prendere un pollice di zenzero, sì, e realizzare un taglio che i francesi chiamano taglio brunoise. La non brunoise. Sono altro dei cubetti di circa 2-3 mm per 2-3 mm, quindi realizziamo prima dei fiammiferi, sì, in questo modo. Mi tornano in mente quelle meravigliose patate al fiammifero di June. Dopodiché in questo modo facciamo questa brunoise, la brunoise di zenzero. Ok, che darà un bel tocco di freschezza al piatto. Sì, la freschezza è una componente fondamentale, freschezza e acidità di questo piatto, che tra l'altro ha queste basi molto, diciamo, neutre, sì, e se vogliamo anche leggermente grasse, quindi sì, il burro, esatto, e il brodo, esatto, e abbiamo bisogno appunto della balsamicità della salvia e della freschezza dello zenzero. Sì, infatti, così abbiamo un po' il gusto è completo, diventa, sì, proprio, è giusto, è giusto giusto. E il nostro Francesco quanto è bravo. Bravissimo. Eh? È vero. Mangia poco, però è bravo. Beato lui, beato lui. Siamo invidiosi della sua linea. Francesco? Com'è possibile questa cosa? È l'età. No, non è vero, il perché metabolismo. La tua età per me era uguale. Ok, i cappelletti sono cotti, li trasferiamo nel brodo. Sì. E quindi che facciamo? Li facciamo... Iniziamo a mantecare. Sì. In modo tale che comincino ad assorbire anche quest'ultima parte di cottura, la fanno nel brodo, quindi assorbono anche gli umori del brodo. Poi ovviamente la sfoglia all'uovo veramente riesce ad assorbire un po' tutto il gusto, tutto il sapore, vero chef? Sì, sì. Io adoro la carne di scottona, a me piace tantissimo, anch'io. Delicatissima. Il burro. Ok. Sempre freddo il burro, così caldo freddo crea uno shock termico che saltando produce questa emulsione. Vedete già come si comincia, bello, ad emulsionare? Crea una cremina? Che profumo! Ah, che meraviglia! Arriva un profumo veramente, veramente tanto invitante. E questo è un piatto che avete in menù, Franco? Sì, questo è un piatto che sta in carta. Devo dire, è un piatto semplice, però di gran gusto, di grande effetto. E poi mi piace perché è una cosa proprio rifacibile a casa. Il classico piatto che possiamo fare la domenica, quando magari abbiamo un po' di tempo, abbiamo tutta la famiglia raccolta, perché insomma la cucina è anche questo, no? Famiglia, lo stare insieme, la convivialità, forse è l'aspetto più bello della cucina. Sì. E devo dire che qui da Mamma Rossa, pur essendo un ristorante, si ritrova lo stesso clima di accoglienza e familiare che si trova a casa. Perché secondo grazie me, e questo è veramente un mio pensiero, io posso dire che ho mangiato bene non solo quando, diciamo, il cibo è ottimo, buono, gourmet, ma quando ho la sensazione di essere a casa. Grazie. E qui si trova proprio questa era cosa. Era il nostro obiettivo, creare un luogo, uno spazio dove poter far sentire i clienti, non clienti, ma ospiti e amici. Che bello, ma è proprio così, anche perché devo dire che poi il nostro chef fa anche tanti corsi di cucina, quindi è veramente uno chef completamente diverso dagli altri, che si mette al servizio degli appassionati. Eccoci come qua. Noi. Eccoci qua. I tortelli sono pronti, li abbiamo mantecati. Possiamo nella casseruola impiattare? Con... Esattamente. Sono meravigliosi, chef. Ma guardate che meraviglia. Adesso facciamo un piatto gourmet, non ci criticate che sono pochi, eh? Io non vedo l'ora di assaggiarli. Francesco metterà... Scaldando, sì, il fondo d'arrosto. Il fondo d'arrosto. Con gli scarti della scottura. Sì. Andiamo a mettere... Mazza, che profumo. Quindi ricreiamo questo guazzetto con il fondo d'arrosto. Andiamo per con ogni la salvia. Tortello mettiamo un... pezzettino di salvia strappata a mano, non tagliata a coltello, perché sapete che le lame aggiunge, ossidano, sì. E dopo dei cubetti di zenzero. E questo avevo mangiato tutto insieme, giusto? Quindi salvia, dobbiamo prendere tutto insieme per assaporarlo nella sua completezza, sì. Dunque salvia, tortello e zenzero.
Ecco il nostro piatto. Che meraviglia! Complimenti vivissimi ai nostri chef. Grazie, al nostro Franco e al nostro chef Francesco D'Alessandro. Vi ricordo che l'appuntamento con noi è quotidiano, anche domani saremo qui a Mamma Rossa ad Avezzano. Ci vediamo domani. Grazie. Grazie. Le cipolle hanno forti proprietà anti-ipertensive. In più abbassano i livelli del colesterolo e la glicemia. Quando possiamo scegliere, ancora meglio la cipolla rossa, che è molto più ricca delle proprietà antiossidanti rispetto alla cipolla bianca.